Siamo con Mister Celi al termine di Progresso Forlì, è arrivato un pareggio. La squadra comunque ha fatto la partita, soprattutto in 11 contro 11 e poi anche in 10 contro 11. Una partita di lotta prima di calcio. Rimane la prestazione e un po' d'amaro in bocca per non essere riusciti a sbloccarla. Assolutamente, assolutamente. Cercherei di guardare il bicchiere mezzo pieno, perché comunque in una partita dove dal trentesimo comunque rimaniamo con un uomo in meno, ci portiamo dietro una prestazione appunto di lotta, comunque di dominio del gioco anche con un uomo in meno. E dove sì, rimane un po' magari la recriminazione di non essere riuscita a sbloccarla, ma secondo me comunque oggi i ragazzi hanno veramente dato tutto e purtroppo no, non è arrivato il gol, anche all'ultimo comunque siamo stati sempre lì a provarci. Cercherei di Ecco, guardare il bicchiere mezzo pieno. soprattutto in 10 contro 11 abbiamo trovato una squadra che si è difesa e stiamo cercando di ancora fare tanti gol. Quando le squadre si chiudono, chiaramente in un uomo in meno è ancora più complicato. Esatto, hai fatto proprio l'analisi perfetta e soprattutto quando anche poi magari le squadre la mettono sulla bagarre, anche un po' sulla provocazione, diventa un po' complesso per quelle che sono le caratteristiche, però ripeto, noi siamo riusciti a star comunque in partita, quindi quello è un gran segnale da parte della squadra. Ecco, un'altra cosa positiva, è arrivato un rigore parato che tra virgolette porta sempre punti a parte di Martelli, un altro punto in più e poi uno sguardo anche con il programma in vista di mercoledì dove si torna subito in campo. Sì, assolutamente. Rigore parato che almeno ci regala un punto perché sarebbe stato veramente penalizzante uscire da questa partita con 0 punti. E guardando anche al volo, sono guardato veramente all'ultimo anche sugli altri campi, alla fine secondo me è un punto veramente guadagnato perché comunque altri risultati ci sorridono. Non perdiamo comunque anche il distacco dalla capolista, quindi ce lo prendiamo e ce lo teniamo stretto. Ecco, in vista di mercoledì, domani subito di nuovo in campo, poi forse martedì riposo come quello che siete abituati o cambierete qualcosa? No, domani in campo sicuramente chi ha giocato oggi farà un lavoro di scarico e chi non ha giocato invece seguirà nell'allenamento completo per quella che sarà già la partita di mercoledì. E anche martedì ci alleneremo e dovremo sfruttare tutti questi giorni che abbiamo a disposizione prima delle varie partite. Lo stesso faremo probabilmente anche in vista della successiva partita di domenica. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie, viva il lupo.